Ancora storia nascosta, dopo il libro di Giannini, Mondi oltre i poli. Un'altra fonte a supporto della teoria di altre terre al di là del continente antartico. Infatti una rivista denominata Florida Magazine pubblicava nel 1902 un articolo chiamato Iron Republic, ovvero la Repubblica del Ferro e della storia di Ilunga e Barrington, un politico americano molto benestante che deluso dalla corruzione dell'ambiente che lo circonda decide di assumere il capitano Brent e intraprendere una spedizione in Antartica e di avventurarsi oltre il leggendario muro di ghiaccio dove dopo varie difficoltà, scopre l'esistenza di un'altra civiltà più avanzata. L'intero articolo con il racconto dell'avventura di Barrington è disponibile online al sito del link nella parte descrittiva del presente video. Nel racconto si fa menzione alla terra piatta e di cose futuristiche per quei tempi come iPad, automobili, eccetera. La rivista sembra sia reale e questo è verificabile online, anche se la storia oltrepassa l'incredibile. L'articolo in inglese della rivista lo introduce così tradotto in italiano. Con questo numero inizia l'incredibile racconto del signor Barrington, dal titolo La Repubblica di Ferro. La rivista declina ogni responsabilità sulla veridicità di questa straordinaria storia. Lo scrittore afferma di avere le prove assolute e dimostrabili della veridicità di questo articolo, a bordo della sua nave che si trova ora nel porto di Tampa, ma noi non abbiamo avuto la possibilità di verificare queste prove. Sebbene il signor Barrington inviti il pubblico a salire a bordo della sua nave per verificare loro stessi. Sia questa realtà o finzione è una storia rara e presenta un ideale di società e governo che farà desiderare al lettore medio di essere un cittadino della Repubblica di Ferro recentemente scoperta.